di confine. Qui c'è l'Italia, qui c'è la Slovenia, il castello di Gorizia, e lì sotto c'è la galleria. Questa è una fontana che è stata chiusa. C'è molto freddo. Chi è già qua si copre, sta al coperto. Where do you come from? I'm from Pakistan. Pakistan, and since how many time you are in this place? Last week. Last week. How is life here? You look what's life here. I fortunati hanno un materasso, però qua c'è molto umido, c'è molto molto freddo, c'è una corrente molto molto forte. Ogni tanto arriva anche la bora. Qui siamo a Gorizia sul confine con la Slovenia. When you arrive in this place? Before 20 days. Before 20 days, it's 20 days that you live here? Yeah. And how is life in this place? It's very good. And it's best country in all world. You're joking, of course. Oh, yes, sir. Me, Belgium coming, France border coming, all 10 border cross me. But Italy is best country. And so here is better than the borders? There better. There is better. Why is better? Better, everything is give. Better me house give. It's better. Money give, everything give. Hospital is good. My hand is broken, is good. Stiamo andando verso la fontana, che è vicino alla prefettura, che è proprio fuori dalla galleria e che è sulla piazza principale della città. Lì c'è la prefettura. Piazza? Piazza della Vittoria. O Travnik, come dicono gli sloveni. O Travnik. E quella è la chiesa di? Hai sbagliato persona. Hai capito? Sono con dei miscredenti. Operatori sociali, ma peccatori. Questa è la fontana di cui tanto si è parlato. Che appunto, come vediamo, non funziona, non va. Niente, non c'è acqua. Chi è che ha protestato per... chi è stato il primo a porre la questione fontana da chiudere perché non è un luogo dove ci si lava? Casa Pound, che io sappia, aveva messo un cartello su cui diverse associazioni, tra cui il Forum di Gorizia, si è scagliata, e il risultato è che poi dopo il comune ha chiuso la fontana. Come dall'altra parte c'è stata la protesta sulle panchine, no? Che si è fatta da Casa Pound e poi dopo portata avanti dalla giunta. E Casa Pound ha un ascendente sul sindaco, mi sembra di poter dire. Oddio, quando Casa Pound è venuta qua a fare la manifestazione il 24 maggio 2015, l'assessore delle politiche sociali è salito sul palco con Stefano. Poi detto questo, io fate voi. Il sindaco di Gorizia, Ziberna, dice non bisogna dare risposte ai bisogni di queste persone, altrimenti ne vengono altre. Si può far peggio di non dare un posto caldo, un pasto caldo e dei bagni chimici a delle persone che vivono in strada? Sì, si può far di peggio, infatti il comune di Gorizia ha tolto l'unica fonte d'acqua, una fontanella a cui si approvvigionavano dell'acqua necessaria per sopravvivere alle persone che vivono nella galleria Bombi. Questo si chiama fascismo. Da qui non potrebbero transitare in realtà motociclette, ma solo biciclette e persone a piedi, quindi non a capire se che intenzione hanno. Cosa c'hai? Sto lavorando io. Adesso abbiamo un altro capitolo. Sto lavorando io, Io sto lavorando. Io sto lavorando, tu che problema c'hai? Avete un motivo, ti denuncio perché sei passato col motorino, ma che scherzo vuoi giocare, dimmelo. No, tu ascoltami, cioè stai tranquillo perché
hai 14 anni, cioè prima impara a, sì, impara a comportarti e poi dopo vediamo. Ascolta, dai, che problema hai? Spiegami, che problema c'hai? Io sto lavorando, tu sei qua con un mezzo perché sei venuto a provocare, evidentemente. Cioè. Se passavi così a piedi, ma tu non sei qua per caso, sei qua per provocare. Io non smetto di filmare. Vuoi vedere che non smetto di filmare? Ma io sto filmando, ragazzo, assolutamente sto lavorando, figurati te. Cioè, io ti filmo a te, ti filmo tutte le volte che voglio, ma anche tutta la sera se voglio, capito? Cominciano ad arrivare i primi volontari col cibo. Tu come ti chiami? Sono Zishan. E tu? Io Ivan, parli benissimo l'italiano, eh? No, un poco, arriva un poco aiutare da volontario. Ah, dai una mano ai volontari? Sì. Ma tu qua, ci vivi qua anche tu? Sì, io vivo qua, a Sagrado. Non vivi qua nella galleria? Giusto, tutta la sera arrivo alla galleria per un poco aiutare la volontaria, perché nuovo bisogno parlare e io arrivo un poco aiutare di parlare. Da dove arrivi tu? Io sono Sagrado, io Pakistan anche. Sì, c'è una situazione ormai costante, diciamo, da agosto, per cui tutti i nuovi arrivi si ritrovano a pernottare in galleria perché non sono predisposte delle strutture di accoglienza. Ecco, prima c'è stata una scena poco carina, no? I ragazzini in scooter, possiamo dire dei fascistelli in scooter? Dei fascistelli in crescita, sì, crescono bene. Sì, no, crescono male, io direi. E, al netto di questo ci sono state situazioni appunto spiacevoli in queste sere? Sì, tentano di provocare le persone. Come hanno fatto prima con noi? Esatto, loro passano, cercano di buttarla in rissa, magari senza esagerare, per vedere se qualcuno reagisce. La fila per la mensa. Ogni sera i volontari vengono a portare il cibo a queste persone. Ieri erano ancora di più, sembra, ma oggi qualcuno è stato trasferito, ce lo facciamo raccontare. How are you? I'm fine. Where do you come from? I'm from Pakistan. And how is life in this place? How is life? I mean, so difficult living here, place very cool. Dottore, ma sta misurando la pressione? Sì. Però lui sta tremando perché non è vestito abbastanza. Lui ha freddo, eh? Ma io lui l'ho visto anche, ciao, io lui l'ho visto anche settimana scorsa, è qua da almeno una settimana. Sì. E quindi dopo una settimana con sta temperatura è chiaro che uno si ammala. 111 di minima. Quanto tempo tu è iperteso, ha bisogno di una visita cardiologica. Quando poi anche in polizia bene. No, non è bene. Deve continuare a prendere le medicine. Però deve andare alla Croce Rossa perché la Croce Rossa lo indirizzi subito. Lo indirizzi all'ospedale perché deve fare una visita all'ospedale. Have you understood? Have you understood what he's saying, the doctor? You have to go to the hospital tomorrow morning, eh? Because for your safe, eh? Going Red Cross, going Caritas, Red Cross. But explain to them that you have a problem, a serious problem. This is another problem. This is for something for the skin. One year here, but it's 1 year that you live. That you live, yes, 1 year. Problemi di pressione, problemi di salute, perché qua c'è una temperatura rigidissima, scende sempre più e i problemi sono tangibili. Il dottore gli sta prescrivendo una visita. Sì, sono una nota ripetutamente. Cosa, dottore?
Ma tu non sei italiano? No. E vieni a dare una mano qua da straniero, quindi? Certo. Quindi attraversi un confine per dare una mano a gente che ha attraversato confini? Ma che confine? Tu di dove sei? Io sono sloveno. Insomma, stiamo parlando praticamente, sei dall'altra parte del marciapiede, diciamo, ecco. Sì. E questa, insomma, è una questione che investe tutti quanti, no? Una questione italiana, una questione slovena, una questione serba, una questione umana. Dovrebbe essere così, sì. Purtroppo non lo è. Tu cosa fai nello specifico? Io qua sono un volontario. Sì, come volontario dico, qual è il contributo che cerchi di dare? Ecco, io cerco soprattutto dare una mano agli altri, perché sono più qua quotidianamente, io no. Se c'è da fare qualche cosa, aiutare, prendere qualche sacco e così, e se no soprattutto monitorare, parlare con i ragazzi, cercare di capirli cosa vogliono fare, dargli qualche supporto anche di questo tipo, perché ne hanno bisogno. Grazie, come ti chiami? Darian, io sono Ivan. Piacere. Grazie a te. È della Lega, nel senso che è tipo appunto sostenitore, oppure è consigliere della Lega? No, consigliere, io sono consigliere e anche capogruppo di questa città, di Gorizia, della mia città, ed è una vergogna questo che sta succedendo. E penso che è ancora più vergognoso l'idea di chiudere con una rete, perché le reti si mettono solo alle galline, perché non arrivi la volta a mangiarle. Ecco, questa secondo me è la mia. E quale sarebbe la soluzione secondo lei? La soluzione è che bisogna sistemare questi poveri disgraziati. Io non li farei neanche entrare in Italia, per dirti, però ho visto che ci sono, bisogna inventarci qualcosa. E comunque questo è un passaggio pubblico, cioè inaudito. Cioè mio nonno l'ha fatto col piccone 100 anni fa, e quindi bravo, mi sembra veramente vergognoso chiudere e questo qua è un polmone che ti crea dalla città alla periferia in 0 secondi. Ma scusi, ma Ziberna però non la pensa così, il sindaco, dico? Non lo so, io non ho ancora parlato con lui, so che c'è questo progetto ordinato dal prefetto che è arrivato ieri, quindi conosce la città zero. Poi non è neanche friulano, oltretutto, ma questo non è. Purtroppo su 100 prefetti ce ne sono solo 10 del nord, già lì si spiega tutto. E quindi questo qua viene con la bacchetta magica, risolve il problema. Chiude tutto, sbatte fuori tutti. Dove andranno? Speriamo che li portino in qualche posto al caldo, speriamo, però non lo so. Lei si chiama, scusi? Totti. Grazie mille, consigliere. È nell'aria quello che, insomma, semplicemente potremmo definire uno sgombero. Quindi oggi sono ancora di più, non solo i volontari, ma ci sono anche quelli del Forum per Gorizia, ci sono attivisti dalla Slovenia, insomma c'è un sacco di gente oggi che è venuta a monitorare la situazione. E in realtà invece molti degli ospiti della galleria oggi non sono qua, perché è nell'aria questa cosa che verranno mandati via. Quindi c'è chiaramente preoccupazione e c'è normalmente anche un'idea di cercare di risolvere questa cosa, di cercare di trovare una soluzione alternativa.